Ok? Quindi A è inclinato dell'angolo teta. Quali sono le particelle che passeranno alla superficie? Sono quelle dentro quella specie di volume che non è più un parallelepipedo. Cos'è questo? È ancora un parallelepipedo, no? Quando hai lati paralleli, o come lo chiameremo, questa specie di parallelogramma, ok? Deve essere chiaro che questa particella che era magari sullo spigolo del rettangolo non ce la fa perché è troppo distante. Questo qua invece ce la fa. Quindi le particelle che attraversano la superficie nell'intervallo delta t, dove delta t per v è la lunghezza di questo, è la lunghezza della base di questo parallelogramma, sono quelli che stanno dentro quel volume. Ma qual è il volume? Il volume è l'area A moltiplicato per l'area di quel parallelogramma. E qual è l'area? C'è il seno di teta. Cos'è teta? In questo angolo qui. Ma il seno di questo angolo teta è uguale al coseno di quello. Se non mi credete, tiratevi fuori le formulette della trigonometria e convincetevi che è quello del caso. Quindi coseno dell'angolo, quale angolo? Quello che c'è tra V e A, non è l'angolo φ. Non è questo l'angolo che vi interessa, è questo angolo, che in realtà è questo qui. Devo sistemarlo per... Com'è la studente? Stai un po' meglio? Di nuovo, l'acqua è una gran cosa, puoi berla o versartela in testa, tutte e due possono aiutare in momenti di svenimento. Vorrei scrivere per la prima volta vorrei scrivere le equazioni di Maxwell. Quindi l'approccio della seconda parte del corso non è bottom up. Bottom up non è da idee di base e poi crescere idee sempre più sofisticate. L'approccio della seconda parte del corso è top down. Io scriverò le equazioni di Maxwell e impiegheremo queste 4 o 5 settimane per discuterle. Quindi li scriviamo. Queste sono le equazioni di Maxwell. Quindi voi siete Mosè che andate sulla montagna e Mosè è sceso con i 10 comandamenti e immaginate che il signor Maxwell è sceso e ci sono le leggi di Maxwell come Newton aveva le sue. Queste sono le leggi, il resto è interpretarle e applicarle. Quindi abbiamo le leggi, dobbiamo imparare a interpretarle, capirle e poi applicarle. Quindi non avrò un approccio dove lentamente mettiamo i pezzi assieme e saliamo, no, dall'altro si passa. È l'approccio più economico col tempo che ho a disposizione. E forse capirete perché ho speso così tanto tempo a parlarvi di circuitazioni, flussi, rotori, divergenze. Salute. Voglio scrivere le equazioni di Maxwell in due forme, uno col linguaggio degli integrali e uno col linguaggio degli operatori differenziali. Ok? In tutta la loro gloria. Se non vi va, la giornata è bella. State zitti, tanto le scriveremo tante volte e vi prego di usare la notazione con fedeltà, non tanto perché io quello che dico è oro colato, ma per il vostro bene. La notazione vi aiuta a capire cosa state facendo. Se non usate la notazione in maniera corretta, a me viene il legittimo sospetto che non avete capito nulla, perché la notazione è un promemoria per voi. Se voi usate male notazione mi viene il sospetto che voi in realtà non abbiate capito e state così imparando un po' a memoria, venite all'orale, vi ricordate male e scrivete qualcosa così cialtronescamente. Allora, ci saranno due campi vettoriali. Campi vettoriali, cos'è un campo vettoriale? Per descrivere un campo vettoriale c'è un teorema di analisi vettoriale che è del signor Helmholtz, che dice: per dire cosa fa, per descrivere un campo vettoriale avete bisogno di dire due cose: la sua circuitazione e il suo flusso.
in termini del linguaggio degli operatori differenziali dovete dire il rotore e dovete dire la divergenza. Per descrivere un campo vettoriale dovete descrivere come fluisce, come diverge e come circola. Quindi ogni campo vettoriale avrà bisogno di due equazioni, uno in termini di circuitazione e l'altro in termini di flusso. Siccome ho due campi, quante equazioni ho bisogno? Quattro! Quattro equazioni di Maxwell. Uno per il campo elettrico, uno per il campo magnetico. In realtà le equazioni non sono separate. Nell'equazione del campo, in una delle equazioni del campo elettrico apparirà il campo magnetico. E viceversa, in una delle equazioni del campo magnetico appare il campo elettrico. Quindi sono quattro equazioni che sono intorcolate, sono accoppiate tra di loro. Quindi comincio a scrivere prima quello del campo elettrico. Sono due equazioni che devo scrivere. Uno è il flusso e l'altro è la circuitazione. Questo è nel linguaggio degli integrali, integrali appunto di superficie, flussi, integrali, circuitazioni, che sono integrali curvilinee. Poi avrò il linguaggio dei rotori e il linguaggio delle derivate. I due linguaggi sono connessi assieme da due teoremi, il teorema della divergenza e il teorema del rotore. Quindi cancello qua, perché voglio scrivere velocemente i due teoremi, così li possiamo usare per far vedere come si passa da uno all'altro. Magari non ce la faccio oggi, però oggi vorrei cominciare a scriverle. Mi raccomando, questa è un'occasione per scriverla per la prima volta con la notazione che richiedo agli orali e anche agli scritti, perché ogni tanto allo scritto faccio anche qualche domanda. Primo uso il linguaggio degli integrali. Campo elettrico, scrivo il flusso. Il flusso attraverso una superficie chiusa del campo elettrico, che è un campo vettoriale, è uguale, lo scrivo nel sistema internazionale, quindi il sistema internazionale, ho lunghezze che sono metri, tempi che sono secondi, masse che sono espresse in chilogrammi e la carica espressa in coulomb, ok? Nel sistema internazionale ci saranno delle costanti. C'è scritto il flusso attraverso la superficie chiusa, quindi dovete immaginare una superficie chiusa, dovete immaginarla chiusa, è uguale a l'integrale di volume della carica, della densità di carica. Quindi questo qui è una funzione x, y e z, state integrando su dx, dy, dz, tanti piccoli lego, questo è dx, questo è dy e questo è dz, della densità di carica diviso uno su una costante. Questo integrale di volume è esteso a un volume. Quale volume? Il volume era chiuso da S, perché S è una superficie chiusa. Quindi questo è il volume racchiuso da S. Questa viene anche chiamata la carica interna alla superficie. Quindi la carica racchiusa dalla superficie. Adesso scrivo un'altra equazione per il campo elettrico, me ne servono due, questo è il flusso attraverso la superficie chiusa, adesso la circuitazione. La circuitazione, preso una qualsiasi curva C, questa è una curva C, la disegno un po' prospettico così capite, è una curva chiusa, è un circuito.
calcolato l'integrale curvilineo del campo elettrico lungo una qualsiasi curva chiusa C, questo è uguale a meno la derivata rispetto al tempo del flusso attraverso qualsiasi superficie che abbia C come orlo, come il buco, no? Qualsiasi superficie bucata, aperta, bucata mi sembra un po' troppo così, che abbia C come, come potrei dire, come orlo del buco, diciamo così, mi capite? Come C, come buco, poi queste sono sfumature. Il buco individua una curva chiusa, quella curva chiusa è questa qua. Di chi? È un flusso, la superficie aperta, vedete che non c'è un cerchio, quindi qua dovete pensare a qualsiasi superficie che si appoggi sulla curva C. Qualsiasi, compresa quella tesa come un tamburo o questa qua come un sacco, sono superfici diverse, 1, superficie 2, superficie 3, che condividono la stessa curva C, che è questa qua. La curva C la faccio magari in rosso. Okay. Quindi la circuitazione di E calcolato lungo una qualsiasi curva C, chiusa C, è uguale a meno la derivata rispetto al tempo di un numero. Questo numero qua dipenderà dal tempo in generale. E cos'è questo numero? È il flusso attraverso qualsiasi S che abbia C come bordo del campo magnetico che nel mio corso indico con la B. Ok? Io chiamerò il campo magnetico questo B qua. Gli ingegneri tendono a chiamarlo campo di induzione magnetica, ma io lo chiamo campo magnetico B. Quindi io avrò due campi, E e B. Queste sono le prime due equazioni. Vedete che la seconda equazione già coinvolge B. La prima non appare B, la seconda appare B. Quindi scriviamo adesso la terza equazione, che è l'equazione analoga a questa, anzi magari scrivo qua accanto. Quindi scrivo qualcosa che compete al campo B, ho due campi, uno E e uno B. Quello E è chiamato campo elettrico, quello B io lo chiamo campo magnetico. Quindi voglio scrivere il flusso del campo B adesso. Il flusso attraverso una superficie chiusa del campo che io chiamerò il campo B è sempre zero. Quindi diciamo che è un campo solenoidale, vi ricordate quella famosa parola che avevo tirato in ballo nel modo sbagliato? Quindi il flusso del campo magnetico è sempre, sempre, sempre zero. Qualsiasi sulla superficie chiusa è sempre zero. Invece il flusso del campo magnetico no, può essere zero, può essere positivo, può essere negativo. È zero se qua dentro non c'è nulla, se non ci sono cariche. È positivo se qua dentro ci sono delle cariche positive. È negativo se ci sono delle cariche negative. Il flusso del campo E dipende da cosa c'è nel sacco. Invece il campo B, qualsiasi sacco chiuso, il flusso è sempre zero, sempre zero, sempre zero. La circuitazione di B, presa una qualsiasi curva chiusa C, la circuitazione di B lungo qualsiasi curva chiusa C, come l'ho scritto qua? Sì, vabbè, è lo stesso. Ogni tanto cambio notazione, ma non vorrei, una volta che si è notazione cerco di usare sempre quella. È uguale a, di nuovo, cosa dovete fare? Pensare a una curva chiusa e dovete pensare a qualsiasi superficie che si appoggi su quella curva chiusa, come ho disegnato qua. Ma tra le infinite superfici, quella che è più facile da visualizzare è quella tesa come la membrana di un tamburo. Quindi vi suggerisco, quando cominciate a masticare queste equazioni, a pensare a quella là. Ma dovete ricordare che vale qualsiasi superficie, è la più facile da visualizzare. Usatela dunque, ma sappiate sempre che in realtà l'enunciato è qualsiasi superficie. Quindi, per aiutarvi a visualizzarlo,
Pensate alla superficie tesa come la membrana di un tamburo. L'enunciato è che questo è uguale a un'altra costante che è tipica del sistema internazionale, si chiama il sindica con la V0, per il flusso della densità di corrente attraverso qualsiasi superficie che si appoggi su C, quindi pensate se volete a questa qua. Questa qua cos'è? Questa è la corrente. È la corrente che sta bucando quella superficie, quella membrana tesa sull'orlo del tamburo. Si dice anche che è la corrente concatenata. Perché si dice che è la corrente concatenata? Perché se questa è la curva C, come è fatta una catena? Vedete? Passa in mezzo. Per fare una catena serve che questi due anelli siano concatenati. Quindi questa è la corrente concatenata attraverso quale curva? La C, che è la curva che delimita o che è il bordo di questa superficie aperta. D'accordo? Poi c'è un altro pezzo. Ok? Quindi questa è la corrente concatenata. La cosa importante da vedere qua, che questa è la densità di corrente. Quindi avete dei portatori di carica che si stanno muovendo con una certa densità volumetrica, ognuno porta una certa carica e hanno una certa velocità. Quindi qua dovete veramente pensare a tanti proiettilini, ognuno con la carica, che stanno muovendo e che stanno bucando, se volete, la superficie. Quindi questi sono portatori di carica che si muovono, elettroni, protoni, ioni, qualsiasi cosa che porta carica e che si sposta è quello che appare lì. Quindi questa sia la corrente concatenata, ma è chiamata la corrente di conduzione. Questa è la corrente di conduzione. Quindi aggiungo la parola concatenata, come questa avevo messo la parola interna, ok? Quindi dove la posso scrivere? Concatenata qua, concatenata. Ma questa è la corrente di conduzione, perché avete delle J, delle particelle cariche che si muovono. È importante questa distinzione, perché adesso c'è un altro addendo nella quarta equazione di Maxwell. E si scrive così. Attenzione, V0, lo stesso V0, quindi potrei in teoria mettere questi V0 in evidenza. E questo è scritto così. Come la c'è una epsilon 0, un'altra costante, quale? La stessa che appare qui. È la derivata rispetto al tempo. Guardatela questa equazione, cercate di immaginare cosa scriverò là sotto. Usate la testa, non dovete usare quello che pensate già di sapere, magari avete visto questo al liceo. Guardate la struttura di queste equazioni, cercate di cogliere la struttura, l'aspetto di queste equazioni. Cosa scriverò là? Qualcosa di analogo a questo. Ho la derivata rispetto al tempo del flusso attraverso la superficie aperta, quella che ha C come orlo, del campo elettrico. Tutta questa roba qua, magari ci metto un bel rettangolo attorno, questa roba qua l'ho chiamata I, la corrente di conduzione. Quella roba là, tutta questa roba, compresa l'epsilon 0 ma esclusa la V0, è chiamata la corrente di spostamento. È un nome storico, è un nome un po' infelice. Credo che sia dovuta a Maxwell. È un nome infelice perché fa pensare che ci sia qualcosa che si sposti. In verità è un nome estremamente infelice. Cariche che si muovono, che si spostano, sono qua. Questo invece non c'è niente che si sta spostando. È dovuto a una variazione del tempo del flusso del campo elettrico. Non c'è qualcosa che fisicamente si muove. È un nome storico e la gente lo tiene. Ma dovete tenere presente
che delle due correnti, questa è la corrente di conduzione, avete portatori di carica che si muovono, cose che fisicamente vanno da qua a qua. Qua invece non c'è niente che si muove, è un campo vettoriale che cambia del tempo, è un flusso che cambia del tempo, è un nome storico. Quindi questa tante volte è scritta così, l'equazione, la quarta equazione, è scritta come mu0 per la corrente, chiamiamola, che so, totale. Ovviamente è concatenata, concatenata. Come lo è anche questo, pensarci bene, perché la superficie S è delimitata dalla curva C. Quindi questa è la corrente totale, che fate due pezzi, una di conduzione e una che invece è dovuto, è chiamato a corrente spostamento. Ok? Queste robe che ho scritto a Rania dovreste essere in grado di leggerle, perché abbiamo discusso di circuitazione dei flussi da tante ore. Dovreste essere in grado di leggerle e capire la notazione. Il flusso attraverso la superficie chiusa è uguale a 1 su epsilon 0 per la carica interna. E la carica interna è semplicemente la somma della carica che è dentro questo benedetto sacco. Quindi state sommando sugli elementi di volume, c'è una densità di carica. Quindi questa si chiama densità di carica, è una densità volumetrica in questo caso. Questa è la densità di corrente. Va bene? Ci sono dei modi molto sportivi di scrivere questa cosa qua. Per esempio, i flussi, questa roba qua, o questa roba qua, che è dentro la derivata, quello che è dentro la derivata qua e là, sono flussi su superfici aperte. Perché sono aperte? Perché c'è questa curva qua. E i flussi tante volte sono scritti così, con la lettera Φ, una specie di flusso, e magari uno fa con la Φ maiuscola, e specifica che è il flusso del campo elettrico oppure il flusso del campo magnetico. E è chiaro che se il flusso dipende dal tempo, allora questo qui, la derivata del flusso rispetto al tempo, sarà diverso da zero. Se il flusso del campo elettrico varia nel tempo, allora quell'oggetto laggiù sarà diverso da zero. Le circuitazioni certe volte sono scritte così, come delle lambda. Per esempio, questa è la circuitazione del campo elettrico e questa è la circuitazione del campo magnetico. Però questa notazione, per esempio, la circuitazione del campo elettrico uguale meno la derivata rispetto al tempo del flusso del campo magnetico, certo, molto meno gesso, però ovviamente mi fa subito fare domande, che vuol dire? Quindi voi dovete imparare a scriverlo non così, ma così! Perché dovete dirmi cos'è una circuitazione, cos'è un flusso e farvi capire le cose. Vorrei farvi qualche considerazione. Usiamo i teoremi di... voglio fare quello martedì, quando ci vediamo. Vorrei fare qualche battuta adesso che può essere interessante. Guardate, supponete che il flusso del campo elettrico e il flusso del campo magnetico fossero costanti nel tempo. Supponete che non dipendessero dal tempo. Se non dipendono dal tempo, queste equazioni diventano questo. Facciamo condizioni statiche. Statiche. Cosa vuol dire statico? Che niente cambia nel tempo. Le cariche, che il campo elettrico non cambia nel tempo e il campo magnetico non cambia nel tempo. C'è tutto fermo. Allora guardate cosa succede alla prima equazione. La prima equazione rimane tale quale, e la scrivo. Magari la scrivo così, nel modo semplice. U interno. La seconda equazione cosa diventa? In condizioni statiche. Diventa che la circuitazione di E uguale a zero. Campo magnetico, flusso, campo magnetico, statico o non statico, il flusso del campo magnetico è sempre zero.
statico, non statico, questo è sempre vero. La situazione di statico, non statico, entra in questa equazione, perché vedete che c'è esplicitamente il riferimento alla derivata del tempo. In condizioni statiche avete che la circuitazione di D guardate queste equazioni sono disaccoppiate. Cosa vuol dire disaccoppiate? Che quello che fa il campo elettrico non riguarda il campo magnetico. Qua invece la circuitazione di E dipendeva da cosa faceva la B. La circuitazione B dipendeva da cosa faceva la E. Ma se la E e la B non stanno cambiando, questi mondi, il mondo elettrico e il mondo magnetico, non si parlano. Le equazioni sono disaccoppiate, cosa che non sono le equazioni in generale. Il mondo elettrico importa cosa succede nel mondo magnetico, e il mondo magnetico deve sapere cosa sta succedendo nel settore elettrico. Invece in condizioni statiche i due settori, il settore elettrico e il settore magnetico, si separano, diventano equazioni indipendenti, disaccoppiate, e quindi sono proprio due mondi separati. Questo è il mondo dell'elettrostatica. Elettrostatica. E questo è il mondo della magnetostatica. Ok? In generale, questi mondi non sono indipendenti, sono accoppiati. In condizioni statiche si separano. E uno dice, vabbè, e che mi fa? Cosa me ne frega di tutto questo? Ecco che c'è bisogno di una quinta equazione. Perché quello che ho scritto qua sono... Silenzio! Quello che ho scritto qua sono le equazioni che descrivono come creare campi elettrici e magnetici. Questi dicono come creare campi elettrici e magnetici. Ma una volta che li avete creati, che succede? Allora, se questa è una zona dello spazio, questo è un punto matematico dove c'è un campo elettrico e dove c'è un campo magnetico, magari li dirigo in colori diversi, questo è il campo elettrico, e in questo punto c'è anche un campo, un colore così diverso, facciamo verde. Questo è il campo magnetico in questo punto. Questo campo elettrico c'è perché ci sono delle cariche che la stanno creando. Quindi queste sono le sorgenti, creano il campo elettrico. E queste correnti o queste variazioni di campo elettrico creano un campo magnetico. Quindi queste sono le equazioni che vi dicono come creare la freccia verde, rossa e quella verde. Ma una volta che le avete create, che effetto hanno? Allora, se prendete una particella dotata di carica Q e la piazzate qua, quindi qua c'è la particella Q, lei, la particella, sentirà una forza. E la quinta legge che devo scrivere chiude il cerchio. Cioè, questi dicono come creare i campi elettrici e magnetici, questo che sto per scrivere vi dice l'effetto che quei campi hanno su una carica. E si chiama la legge di... non ho ancora dato i nomi, quindi la scrivo senza dare i nomi. Si scrive così, che la forza che questo sente, signore, sente, ovviamente questa è una particella dotata anche di massa, dotata di massa, ma è dotata di una proprietà che si chiama carica elettrica. La forza che lui sente, per effetto dei campi elettrici e magnetici creati altrove, è uguale a Q per E più Q per V prodotto vettore B. Di solito si mette il Q in evidenza, quindi si fa così. Questa è la forza che una particella sente se si trova in una zona dello spazio dove c'è un campo elettrico e un campo magnetico. E questi campi E e B sono stati creati altrove con attrezzature da laboratorio. Avete una maglia di lana che è stata strofinata, quindi c'è una carica elettrica qua.
Avete di qua una batteria con la corrente che circa in un solenoide, avete un campo magnetico, avete un magnete tipo nord-sud messo su delle ruote e quindi può spostarsi, spostandosi in questo punto dello spazio il campo magnetico varia nel tempo, quindi avete creato dei dispositivi che creano dei campi elettrici e magnetici. Poi, avendo fatto questo, mettete in questo punto dello spazio una particella. Questa formula qua è interessante perché vi dice, se la mettete qua fermo, non sentirà questo contributo, sentirà solo questo contributo. Però notate che se c'è un campo elettrico in questo punto, la particella, anche se inizialmente è ferma, non lo sarà più, perché acquisterà un'accelerazione, perché sentirà una forza. E spostandosi acquista velocità e quindi comincia a sentire un'altra forza, che in ultima analisi vedremo che viene dal campo magnetico. Cominciamo a dare i nomi, va, così chiudiamo quest'ora in maniera un po' nozionistica. Questo è la legge di Lorentz. Lo stesso Lorentz, tra l'altro, c'è una T qua, lo stesso Lorentz delle trasformazioni di Lorentz, che è la base dell'attività ristretta, lo stesso Lorentz. Lorentz. Questa si chiama la legge di Gauss, da non confondere col teorema di Gauss, la legge di Gauss per campo elettrico. Quindi questo è Gauss per il campo elettrico e questo è Gauss per il campo magnetico, per il campo B. Questo si chiama la legge di Faraday-Lenz. E la legge di Faraday-Lenz con la Z. Alcuni includono anche Neumann, che mi sfugge come si scrive con una N o due, credo che sia con due. Ok? Questa qua, questa è l'ultima, il primo tranche, questo tranche qua, si chiama la legge di Ampère. E questo secondo pezzo ce l'ha messo Maxwell stesso. E quindi la quarta legge si chiama la legge di Ampère, Maxwell. Il primo pezzo è la legge di Ampère. Il secondo pezzo, che c'è in condizioni non statiche, si chiama la legge di Ampère, Maxwell. In condizioni statiche, in condizioni di magnetostatica, la quarta legge è la legge di Ampère. E in condizioni dinamiche, quando le cose cambiano nel tempo, che avete bisogno del pezzettino di Maxwell. Ok? Che ore sono? Meno un quarto. C'è tempo ancora per dire qualcosina. Ve le scrivo in forma con gli operatori differenziali, poi martedì vi faccio rapidamente, perché non ho più il tempo, vi faccio rapidamente come si passa l'uno all'altro. Ok? Quindi, Ciola, cosa vuol dire? La Gauss per E, la Gauss per il campo elettrico, che qua era il flusso attraverso la superficie chiusa del campo elettrico, è uguale a la carica interna alla superficie diviso epsilon 0. Nel linguaggio degli operatori differenziali si scrive così: la divergenza di E è uguale a rho diviso epsilon 0. Qual è la rho? È la rho che appare qui. Sì, in effetti, state zitti, no? Dov'è il gesso rosso? Questa rho qua e questa rho. Qualcuno gli sveglio, non solo perché è ancora sveglio perché è tardi, anzi non è che faccio parlare nel caldo, ma sveglio nel senso matematico. Come si scriverà la legge di Gauss per il campo B? Come si scriverà la legge di Faraday-Lenz-Neumann? Rotore
del campo elettrico uguale a meno la derivata parziale di B rispetto al tempo. E l'equazione di Ampère Maxwell si scriverà: il rotore di B uguale a mu0 per J, quale J? Più a mu0 epsilon0, qualcuno, coraggio, coraggio, provate a scrivere cosa sarà. Sarà l'analogo di questo, no? Solo quel segno più, derivata parziale di E rispetto al tempo. Guardate come sono molto più belle le cose scritte così. Molto più bello. E addirittura proviamo a scrivere l'equazione di elettrostatica della magnetostatica in forma differenziale. Elettrostatica. Divergenza di E uguale rho su epsilon 0, il rotore di E è uguale vettore nullo, la elettrostatica, la magnetostatica. Ben detto. Qual è la divergenza delle frecce? Com'è sto porco spino? Questo porco spino, divergenza, rotore. Voglio ulteriormente, adesso facciamo un'altra cosa, così ci fa viaggiare con la scrittura. Voglio scrivere l'equazione di Maxwell in generale, ma nel vuoto, così ci capiamo. Cosa intendo per vuoto? Allora, questa è una carica. Questa è una carica Q. Questo è un oggetto con un'altra carica Q, sparpagliata, magari volumetricamente o in superficie. Qua c'ho, che so, una calamita NS su delle ruote e magari si sta spostando. Qua potrei avere, che so, una batteria con un solenoide. Poi ovviamente c'è il solito saputello che sa che ci verso la resistenza. Quindi c'è un solenoide, ok? Anzi, non disegno neanche il simbolo circuito, proprio faccio una specie di fumetto, proprio un disegno. Voi non sapete niente, c'è qualcuno di voi che non sa niente. Quindi questa è la mia batteria. Questa è la mia batteria, con un polo più e con un polo meno. C'ho un filo, poi così, e faccio un circuito. Ok? Qua c'è un'altra carica, qua c'è un'altra carica, qua c'è una carica, qua c'è un'altra batteria, tutto quello che volete, con un filo che sta facendo così. Adesso guardate questa zona dello spazio, dove sono le cariche? Le cariche sono qua, sono sparpagliate qui, e qua, e qua, e qua, e qua. Dove sono le correnti? Le correnti sono qui, le correnti sono qui. Ci saranno anche delle correnti dentro la dentro la calamita, perché sono delle correnti degli elettroni che girano su se stessi e anche su orbite attorno ai nuclei. Ma guardate questa zona dello spazio qua. Questa zona qua non c'è nulla, le cariche non sono là dentro, non ci sono neanche i correnti. Questa zona io dico che è vuota. Ok? Scriviamo l'equazione di Maxwell in forma differenziale, perché è là che si vede,
in una zona vuota. Vuota cosa vuol dire? Che Rho qui, per questi punti x, y, z, per questi punti è 0. Per questi punti j, x, y, 0, z è 0, vettore nullo. Nella zona vuota la densità di carica è 0, non ci sono cariche. E la densità di corrente è 0, non ci sono portatori di carica. I portatori di carica sono detto in fili. Le cariche sono su questo, questa specie di oggetto qua e qua e qua. In quella zona arancione non c'è nulla. E come diventano le equazioni allora di Maxwell per la zona vuota? Le scrivo in arancione. Diventa la divergenza del campo elettrico vale 0. Perché Rho per i punti arancioni è 0. La circuitazione del campo elettrico, vabbè, la circuitazione elettrica è la derivata rispetto alla derivata parziale di B rispetto al tempo. Se questo oggetto si sta spostando, il campo magnetico vale del tempo. Quello c'è sempre, nell'ipotesi che quel magnetino sulle ruote si sposti, c'ho un campo magnetico nella zona arancione che sta cambiando il tempo, quindi avrò quello. Poi c'ho la divergenza, anzi scrivo qua, non lo scrivo, qua su. Ho la divergenza di B che è sempre zero, questo è sempre vero, sempre vero. E nella zona vuota, come scrivo la quarta equazione, quella di Ampère-Maxwell? Nella zona vuota J è 0. E quindi questo diventa il rotore di B, uguale a epsilon 0, mu 0, la derivata di E rispetto al tempo. Voglio usare questi minuti. Guardate queste equazioni, guardatele. Guardatele. Peccato che c'è quel tratteggio là. Dov'è il cancellino? Lo vedete? Cos'è sta schifettata? Guardatela. Addirittura io, se voi foste dei studenti di fisica, vi direi, ragazzi, perché non cambiamo sistema di misura? Invece di usare il sistema internazionale dove epsilon 0, che è un numero molto strano, poi martedì la scriviamo, e mu 0 è un altro numero, perché non cambiamo unità di misura? Facciamo in modo che epsilon 0 sia in un sistema nuovo, sia vale 1 e mu 0 vale 1. È un sistema di misura che i fisici amano fare, perché se io faccio così, cosa succede? E guardate come sono belle queste equazioni. Se qualcuno dice ha cambiato, ha sbagliato facoltà. Io le trovo belle, a distanza di 40 anni, 35 anni, 40 anni che studio fisica, io le trovo ancora belle. Guardate, se non fosse perché qua c'è un segno nero e qua c'è un segno blu, sarebbero speculari. Però noi siamo del sistema internazionale, non siamo fisici, e roviniamo questa bellezza scrivendo queste due bruttissime costanti, ma che nascono solo dal fatto che ci stiamo misurando lunghezze in metri, i secondi, i tempi in secondi, le masse in chilogrammi e le cariche in coulomb. Sono grandezze antropomorfe. L'essere umano è più o meno così, metro, metro e mezzo, si misura la sua massa in qualche decina di chilogrammi, il secondo è più o meno il tempo tra un battito cardiaco e un altro, certo se la persona non ha un momento di fibrillazione, e la carica è più o meno quello che circola in un ampere, che è una corrente che possiamo tranquillamente usare per far suonare i nostri motori. Quindi l'unità di misura MK, l'unità di misura internazionale ce la teniamo perché siete ingegneri, ok? Ci rivediamo martedì, però vi chiedo la massima concentrazione adesso, perché questo linguaggio, sia i rotori, divergenze, che flussi e circuitazioni, voi dovete già aver capito questo linguaggio. Perché noi partiamo in quinta martedì a dedurre proprietà da queste leggi della natura. Queste sono leggi della natura, eh?